siamo quasi pronti, gli ospiti stasera, tantissimi ospiti, tantissime novità, ma soprattutto loro, i comici di Sicilia Cabaret Off, che questa sera ci faranno ridere tanto. Eccoli qua, Sicilia Cabaret Off! Io vorrei iniziare con un magnate, e quando dico magnate non è in romano, tu e tuo fratello. Un magnate della comicità siciliana, il nostro Antonio Pandolfo. Antonio, cosa vuoi dire agli amici che ci stanno ascoltando? Voglio andare a casa! Come a casa? Non ce la faccio più! Ma di chi vuoi andare a casa? Ho fame! Ho fame, ragazzi! Attenzione! Ragazzi, Mimma delle Curtichiare ha cambiato un po' stile. Tanino! Ma che cosa fa? Con la Chapox! Ma che cos'è? Capite come questo melange di comicità? Questo? Però, sì, questo? Melange! Melange! Si può dire melange? Internazionale! Un parlant français, quindi però! Mais oui! Antonio, allora! C'est femme! C'est femme! C'est femme! Va là, va là! Allez! E allora amici, venite, guardate qua, le nostre hostess, che, anzi, le donne di Sicilia! Facciamo un applauso alle donne di Sicilia! Via, vabbè, tu non sei donna! Le nostre hostess, che direttamente da Agrigento! Ciao Agrigento! Ciao, non vuoi dire qualcosa di elegante? Ragazzi, veramente stiamo toccando il fondo. Però venite, venite. Abbiamo delle novità. Io non so ancora cosa faranno questo trio, questo duo. Questo duo, perché il trio c'era dietro. Cosa farete? Volete dare qualche anticipazione? Allora, diciamo che porteremo parte della nostra vita sotto forma di musica sopra il palco. Attenzione, parte della nostra arte sul palco, ragazzi. Questo è Sicilia Cabaret Off e questo è il suo. Attenzione, veniamo a vedere. Ah, ragazzi, le nostre fitness trainers. How do you do it? I'm fine. Come stai? Satamo! Salutiamo tutti! Volete salutare anche la vostra provincia? Yeah. Ciao Marsala! Salutiamo tutti gli amici di Marsala! E tutti i brutti porci! No! Brutti porci! Con Emanuele Mirafò e Matranga, che sono i Met Ceremony di questo... Vabbè, lasciamo perdere, va! Veramente, se non fosse per questi in più, ragazzi... Potrei presentare Sanremo! Restate incollati a questi televisori, perché stiamo arrivando questi perché sono tanti. Sono due, capito? Dai Danilo, dai, io ti muovo. Restate incollati al televisore, perché inizia... Incollati nel senso di patto. Fammi dire questa cosa! Quarta puntata di Sicilia Cabaret Off, tutto made in Sicily, perché in Sicilia si ride. Ciao! Quarta. Oggi possiamo dirci sinceramente che il programma sta andando benissimo. Una bomba atomica, anzi grazie a tutti per, sì, per gli ascolti incredibili, sì, che stanno, sì, arrivando in questi giorni, in questi, sì, dati, grazie alle novità di quest'anno. Sì, tante novità, tanti nuovi comici, novità dal web. Esatto, la musica è entrata a far parte della famiglia di Sicilia Cabaret. Sì. Una miriade di ragazzi stanno continuando a scriverci perché vogliono portare dei brani inediti. Grazie ai nostri coach probabilmente riusciremo a produrre anche qualche brano quest'anno. Sì, 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 quindi tante novità. Ma la novità più importante è che siamo arrivati anche all'estero. Sì. Ai... Che? Non lo so, all'estero, che vuoi dire?
come voglio dire, che c'è una sicula americana con noi. Per forza l'ha detto questa cosa. Se lavora con noi dobbiamo dirlo. Vabbè sì, abbiamo preso questa conduttrice in mezzo a noi che non può, non capisco cosa ci sia di positivo, che il cambiamento tra noi due, che noi due ci troviamo sempre bene insieme, cambiamento, dovete vedere arrivare, non arriva questo cambiamento con questa qua in mezzo. Nina fa, ma non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare. E che devo fare? Devo cambiare o non devo cambiare? Non ho capito. Cioè, di che... È una frase di Winston Churchill, che tra l'altro so benissimo io. Ah. Non capisco perché questa risata. Però. Vabbè, questa... Sembra quasi che l'abbia dovuto ripetere più volte. Cioè... No, no, ti risponderò con un famosissimo poeta, sì? Emanuele Pinaffo. Che dice questo? Che dice, chi cambia la conduzione vecchia con la nuova, piglia chissà e male si trova. Ecco, questa è la frase. La persona più invidiosa che abbia mai visto. Invidia. E invece la la più bella sicula americana che potevamo avere quest'anno, lei è Cristi Peruso. Come stai? Io bene. Sto bene, sono molto felice di vederti. Anch'io di nuovo. Sto bene, sono contento perché so sei qui da sola, quindi mi fa piacere che sei felice. E la finiamo con tutte queste smancerie? Cosa smancerie? Tutte queste smancerie, sei felice? Oh, un po' di cortesia. E per cortesia, finitela, va bene? Vieni qua, vieni qua. Ti insegno la televisione. Ah, sì? Mettiti qua, qua, ma perfetto. È fuori qua. Campo, là. Appunto. Allora, Tony, ascolta me. Questa qua è la classica donna che si avvicina e poi ti chiede gli alimenti. Chi state fotte tutti i piccoli? Gli alimenti! C'è un rapporto di lavoro, c'è un certo feeling di lavoro. È vero, Minafo, noi siamo amici. Infatti l'altro giorno Tony mi ha portato a mangiare vicino al mare. Tony? Che? Tonino? Non mi dire che l'hai portata al ristorante sul molo? Porto tutti quanti i miei amici lì, sì, certo. Ma quello è il nostro ristorante! Il nostro ristorante! E che avete mangiato, Beduzza? Pasta allo scoglio? La nostra pasta! Ma ognuno si piglia la sua palma, ma chi c'è una pasta nuova? Cioè, non so di che stai parlando. Un mappare in cucina. Sì, la nostra pasta che ci rappresenta, perché tu per me sei un appiglio della vita, sei il mio scoglio. E tu sei una coazza però. Lo vedi, ci completiamo. Ma che ci completiamo? Nina Fo, sai una cosa? Abbiamo bevuto anche buon vino insieme io e Tony. Che vino? Chianti. Il vino che abbiamo preso la prima volta che ci siamo. La prima volta che ci siamo incontrati, alla prima volta che siamo andati al ristorante abbiamo preso questo vino. Certo, me lo ricordo, è stata l'unica volta che hai pagato. Infatti mi fici certe chiante. Tony, vabbè, al ristorante ci può portare chi vuoi, quello che vuoi, ma nessuno, nessuno ti cucina quelle cose che ti cucino io con le mie mani. Oh. Io sono un artista dell'arte culinaria. Minafo, scongelare le cose non è arte. Minafo, se vuoi ti insegno io a cucinare. Fatti cazzo tu. Ma Minafo, io sono brava, so fare tante cose. So mantecare, sfumare. Senti, Beduzza, se non sai ingranciare, non sei nudo, va bene? Lascialo perdere, secondo me ce l'ha con te a morte per questo discorso della trasmissione, ci provare. Io volevo cucinare per lui, però sai cosa? Magari è meglio così, perché in casa mia in Sicilia, durante l'estate, fa talmente caldo, quando io apro il forno devo spogliarmi completamente. Figurati se sarebbe venuto mai. Ma spumma no! Ma perché devi parlare? No, stavo spiegando a lei che cioè, non ci andresti mai né a casa sua né a mangiare. Ma chi stai dicendo il genere? Ma io invece abbiamo proprio questa cosa in comune. Cosa? Anche io mi spoglio davanti al forno. Davvero? Sai? Tutto nudo? Sì, pure sei sudato. Proprio io mi cerco là, ma pure vino un frigorifero, zoom, proprio nudo. Wow, penso meno sola adesso, mi sento molto meno sola. Sì, possiamo fare quello che vuoi, posso venire a casa tua. Va bene, allora, vuoi conoscere le mie capacità culinarie? Culinarie, gamballare, facciamo tutto cosa, non ti preoccupare. Come dicevamo poc'anzi, tra le novità di quest'anno c'è la musica.
Il primo coach è un carissimo amico, lui è un conduttore televisivo, lavora a casa sua, si chiama Minutella, il programma si chiama Casa Minutella. Buonasera a tutti, ciao Sicilia Cabaret, buonasera. Il secondo è uno dei nostri autori interni, nonché talent scout, Marco Pirrotta. Ciao a tutti, buonasera. Adesso un orgoglio palermitano, la voce black, potentissima e soprattutto sicilianissima, Daria Biancardi. Ciao, buonasera, buonasera. Sì, adesso è il momento della musica, ascoltiamo il nostro primo cantante stasera. In realtà lei abbiamo già visto durante la seconda puntata, lei ha 19 anni, viene da Palermo e vediamo come lei ha cambiato il suo pezzo in base ai consigli del coach. Questo è Alice Alagna! Quest'ansia addosso, col battito forte sul polso, con l'aria che si mischia a nulla, che durante la notte si annulla. E tu che vuoi uscire, ma io mi sento sprofondare, ti chiedo solo di capire, anche se fa male. Addosso mi inseguono e non li sopporto, vorrei solo sparire, non avete niente da dire. E tu che vuoi dormire, ma solo sveglia riesco a stare con dei pensieri chiusi a chiave che non riesco a gestire. È cambiata parecchio. Ti vuoi sentire per primo? Daria. Vai Daria. Allora tesoro, sei a parte bellissima, ti ho visto e sei veramente bellissima. Il look è proprio veramente molto molto bello, molto romantico, è proprio, credo che ti rappresenti anche gli anelli, tutto proprio. Grazie. Bellissimo. Mi hanno detto che porta sfortuna sul palco. No, 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 io lo porto il viola, quindi per me siamo proprio sulla stessa linea. No, d'onda. Guarda, Mina Fo l'ho utilizzato per tanto tempo e ho avuto solo tre incidenti in faccia. Oh. Poi però voglio dire, posso permettermi, sì, il brano è un'altra cosa, cioè la vocalità è bellissima, le armonizzazioni che avete fatto sono perfette, si apre nel modo giusto e nel momento giusto il brano, quindi per me ha avuto un'evoluzione veramente bellissima. Penso io anch'io lo produrrei subito, anche così. Marco? Quindi penso infatti che anche il discorso delle doppie voci che avete aggiunto sono spettacolari. A me piaceva arrangiato anche all'inizio, però così prende più corposità sia il sound che la voce. Grazie. È bellissimo.
Complimenti. Massimo. Sì, le canzoni hanno il compito di prenderci per mano e portarci nel tuo mondo, dentro questa bolla che abbiamo raccontato l'altra volta. Per chi non lo sapesse, la bolla è il racconto che rappresenta tutte le cose che senti in uno stato d'ansia. Esatto, esatto. E guarda, ti faccio i complimenti perché, come diceva Daria, rispetto alla prima volta, se proprio vogliamo essere proprio noga, vai, certo, certo, è importante. Un po' meno di raddoppi di voce, ce ne sono troppi, perché tu canti veramente bene, per cui magari qualcosina meno. Proprio ma sai, posso dire una cosa? Devi, sei tu quella più brava. No, assolutamente no, è a sensazione mia, sì. No? E secondo me ci sta perché l'arrangiamento è veramente minimale, sì, sì, lo per so, cui però. La sua voce con le armonizzazioni secondo me l'abbellisce ancora di più. No, che siamo secondo figli me, di una stagione in cui stiamo sentendo l'autotune ovunque, tu non hai proprio bisogno, no, capito? No. Cioè proprio non hai bisogno. E allora secondo me, dal mio banalissimo punto di vista, tutti quei raddoppi sono anche troppi, però qua Miss Daria, cioè io credo che una canzone però debba... lasciami dire, scusa, e chiudo. Complimenti perché hai preso i consigli e mi sento felice di avere. Io mi ricordo bene cosa ti ho detto quella volta e l'ho sentito. Io credo che una canzone debba portare un'emozione, certo, e l'ha fatto. Quindi assolutamente. Io l'immaginavo così. Successo ottenuto. E quindi è il primo brano pronto di questa stagione. Un applauso ad Alice. Grazie ancora. Buona serata. Vai Alice. Mi hanno detto ragazzi che abbiamo un fan di Sicilia Cabaret, di queste tre puntate. Una fan, non so. E allora, è una ragazza che fa la ragazza pompon, adesso sì. Mi dicevano. Datemi una C, datemi una H, datemi una R, datemi una I, datemi una S, datemi una T, datemi una I e datemi una E. Mina Fo. Non è Mina Fo. Cioè, mi avevano detto che lei è una fan. Datemi una C, datemi una H, datemi una R, datemi una I, datemi una S, una T, datemi una I, datemi una E, Emanuele. Mi avevano detto che lei era una fan di Cristi, l'ho fatta venire per questo motivo, ma sei Mina Fo. Datemi una M, datemi una Inc, datemi una U, datemi uno Ciò, Mincuccio. Pubblicità. Rieccoci nel teatro che ha ospitato, cioè dove è nata Sicilia Cabaret, quindi partiamo con la comicità dei personaggi, quella che caratterizza Sicilia Cabaret, territoriale e con un po' di sicolo americano questa volta. Esatto Tony, questa edizione ho invitato le mie due amiche sicolo americane come me che fanno un po' di fitness così ci fanno stare bene. Questo è Joanna e Tracy! Yeah. Maschi di Sicilia che abbiamo qui. Hai visto? Ma scusami, yeah. Tu hai fatto shopping? Yeah, Cucuzzalunga era in offerta. A voi piace Cucuzzalunga? Dai picciotti, muoviamo questo corpo facendo antica di fitness. Ma aspetta, dove è Tracy? Ancora fuori. Tracy! Yeah. Eccola! A colazione grassi zero e a cena un porco intero. Ecco lì il porco che non fai niente da mattina e da sera. Senti, dici basta mangiati e poi t'ammucchi milinciani ammutunati. Ma quanto mi fai schifo? Come on, andiamo a lavorare su elasticità di corpo. Fai scansare più di spaventa passera tu. Yeah? Primo esercizio, swing. Che in Sicilia vuol dire? Annacare! Spieghiamo, sacchetto di spesa, quando non avete a casa pizza. Hai fatto rima? Esci munita e ci annacchiamo a così. Schifio. Yeah. Movimento è come quando deve buttare il sacchetto di munita. Oh yeah! Sei tizzana di soforo, che fai? E io buttiamo un'izza di incappo a balcone. Ok, basta cucchignare. Prossimo esercizio. Yeah. Pull up. Come dicete in Sicilia pull up? Tassoro. Mettiamo braccia calati e tiriamo su sacchetto di spesa. Ah, così. Tu sei più crasto che porco, vero? Yeah?
tutti, facciamo sfida di pranzo di domenica. Sì, sì, tu hai invitato di pranzo di domenica. Oh yeah, me parenti di fuori paese, con tutta la settima generazione di merda, compreso questo grandissimo crasto lardiato, che schifo che fa! Sapna, sei titana di tesoro! C'è bisogno di spirito di famiglia! Dov'è tuo spirito? Ecco qui spirito, diamoci fuoco a questo crasta! Non puoi fare sempre a rusta e mancia! No. Lavora di esercizio a tu pata! Oh, yeah. Zaccaria forte, yeah, Zaccaria forte, yeah. Sento come aumenta il battito cardiaco, yeah. Come discete in Sicilia, aumenta il battito cardiaco. Mi sta scacciando cuore, mi sta scacciando cuore, cuore. Mi sta scacciando cuore. Cuore, mi sta scacciando cuore. Yeah. Provate anche voi questi allenamenti davvero speciali. Fenomenale. Che fanno bene prima. Prima. E dopo i pasti. E a crasti come te. Cana di tottoro, senti. Perché come dicevano gli antichi, mensana. In corpo di sangue. Yeah. A ti a te lì, io, eh. Senti, senti. Possiamo continuare, possiamo andare avanti, possiamo sì, parlare di comicità. Vai, andiamo. Facciamolo, facciamolo, parliamo di chi. Che sta succedendo? Oh mio Dio. Oh, oh. Oh mio Dio. Mamma che paura, oh. Oh, sto occhio, occhio. No. Papà, non ti devi girare così, devi stare attento. No. Ci sono i mostri in giro. Ciao, Tony. Ciao, Manuele. Ciao. Sono appena uscito da un posto terribile, dove la gente si separa, si sparla, si odia! Che posto è? Facebook. Che pesante! Veramente! Veramente si capisce che non ne è. È proprio così, è proprio così. I famiglie si stanno rompendo, tu! Vabbè, bravo. Comunque, lei che è venuta a fare? Bravo. Silenzio! Perché voi non sapete che lavoro terribile faccio io. Mamma mia. Io il mercoledì sera giro per la città con un furgone pieno di attrezzi! Uccide le persone! Le squarta! No, facevi strisce pedonali! Come facevi strisce pedonali? Sì, è un bello pesante! Ma cosa c'è venuto a fare lei qui? Non ho capito! Voglio fare un gioco con voi! Oh mio Dio! Dio il gioco! E allora, vediamo, ce l'ho! Qual è il colmo per un comico? Non dire mai cose serie! Le fottesse. Ma che se che va cioè, veramente è il più cretino dei mostri che abbia mai visto. Ma mi scusi! Basta! E allora sapete che vi dico? Che ci dice? Ci sgola, ci ammazza! No! Ci va a tinciare la camera a me soggia, la camera di chi lo tome! Prego! La spingo io fuori! Prego, prego! Prego, sì, sì, sì! Un po' di cultura! Sì, oh, tipo pentitevi tutti, perché la fine è vicina. Stolto è colui che nel torto sguazzerà, consapevole e flagellato dall'egoismo. Bruceranno strade, tetti, case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale. Perché se non valgo per lo meno. Vado a cacciare i Libra! Mi cacciare i Libra! Li prendo in bagno ogni tanto. Poesia. Silvia, rimembri ancora quel tempo della vita mortale quando mi fottisti portandomi all'altare e il giorno prima a me frate ti concedesti mentre non sapevo quanto zoccola fosti. questa era veramente bella. Andiamo avanti che è meglio, forse un bel momento. Gianna non seguiva nessuna segnalazione. Gianna aggrizzò pure due pali dell'illuminazione. Si occupa delle macchine fuori. Gianna mise al retro marcia, era tutta incazzata. C'era un Mercedes nuovo e ci sminchiò a fiancata. Para, 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 para.
popolo. E alla fine della situazione a macchina era l'usignor Simone, il comandante della polizia. E a casa non si può stare a mia. Nostro posteggiatore abusivo che ci ha cantato Gianna, Gianna, Gianna. Oh, che sa è una neggia, neggia, neggia. Vai, 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 vai con lui, vai con lui. Vado con lui. Cristi? Sì, Minafo, tu sai che io sono appassionata dagli animali. Sì, sì, lo so benissimo. Però adesso che sta arrivando l'estate ho paura che adesso escono i serpenti. È perché in estate si sa. Si libera il pitone. Appunto, appunto. E per questo ho chiamato qui una persona che sa tanto degli animali. Sì? È il mio veterinario! Buonasera, buonasera! Grazie! Cristi, sei bella come grazie, sempre! Grazie! Grazie per avermi invitato! Hai paura dei serpenti? Sì, ma no, sì. No, tesoro, tranquilla, qui in Sicilia è difficile trovare serpenti, eh? Però si possono trovare altri rettili. Come? Guarda, una lucertola! Che carino! Ma come ti permetti? Oh, la lucertola, vedi che c'è qua? Monello! Monello! Ciao, lucertola! Ciao! Ma è proprio monello questa lucertola! È un po' monello, sì? Poverina, poi gli hanno tagliato la coda, tranquilla, poi ti ricresce, monello! Io non l'ho mai avuta la coda! Se no, e qua non l'ho fatto mai un caffè! Ave una cura tanta, schifo, monello! Ma che dice? Ma qual è monello? Ma poi proprio si vede in viso, che guarda, guarda, proprio hai il viso da lucertola! Cioè, una lucertola con gli occhiali, l'hai mai vista? Se sei geco, sì. Veramente. Monello! È un po' monello, sì. E anche io ci vedo male da lontano, però da vicino ci vedo bene. Scusa, ora che lo sto guardando da vicino, sono mortificato, scusate, non l'avevo riconosciuto, è un personaggio famoso. È Carletto, la lucertola dei sofficini. Tu non hai fame? Lo faccio vicino, tu non hai fame? Monello! Allora, basta, lei forse mi confonde perché mi ha visto in televisione, io faccio parte di un duo comico famoso. Sì, Ficarra e Petone, allora. Ancora? Monello! Non mi narri neanche, ho troppo paura. Tesoro, perdonami, anche io ho paura dei serpenti. Una volta infatti ho visto un pitone che era enorme, gigantesco e mi sono spaventato da morire. Ma com'è finito? Non lo so, non guarda il finale dei film di Rocco Siffredi. Ma lei è un volgare, ma ma non ti deve permettere. Arriva e dice questa cosa. Devo dominare, aspetta, lo deve dominare. Ma che schifo, ma mi sta sputando. Stavolta non ho detto niente. Infatti mi stava pulizzando l'occhiale. Che c'entra? È che non ci vedo bene, mi ma deve scusare. Non ci vedo Botta bene. Ne sale peggio prima. Mazza è santa, brutta questa lucertola, monella. Allora, non è vero, non è vero. Non sono brutto, va bene. E lo testimonia pure il fatto che mi sono sposato. Con una lucertola, un rettile. No, perché? Picchi pistare con tia, ci vuole sangue freddo, monello. Monello. Invece Cristi, sì. Tu che stai sempre fuori, che viaggi tanto, lo sai, è nata una compagnia, in pandemia proprio è nata questa compagnia nuova, tutta siciliana, si chiama la Churi Churi Airlines. Signore e signori, viaggiate sicuri con Churi Churi Airlines. Buonasera signori e un benvenuto dalla compagnia Churi Churi, la prima compagnia low cost siciliana dove è possibile acquistare il biglietto con il reddito della cittadinanza. Adesso la mia collega vi farà la traduzione della vostra lingua. E allora picciotti, state attenti a quello che dice la mia collega, state tutti seduti, il primo che ha problema attaccamo nell'elica. Comunicazione importante, per problemi personali il pilota si è dovuto allontanare. Allacciate bene le cinture, così con un pilota aveva 20 anni che avevo foglia rosa. Se in partenza doveste sentire qualche scossone, non vi allarmate. Ah, ieri una collega per fare un cretino ha bruciato la frizione. Vi informiamo che stiamo sorvolando l'Etna. Questo è il momento perfetto per grappare i finestrini e ne scelisce chi vuole. Adesso, come d'inconsueto, incoraggiamo i nostri piloti. San Filippo Neri! Forse era mia che quando facevamo a piedi. San Marco! Speriamo che arrivamo a sbaico. Sant'Antonio d'Altamura! Speriamo che non si brucia di mutura. Santa Maria! Speriamo che non avremo una varia. E ovviamente vi ringraziamo per aver scelto la compagnia Churi Churi. S'arrivamo, sapu signori! Va bene! Durante
durante la pandemia tantissime categorie hanno perso il lavoro, hanno avuto problemi. I nostri supereroi che fine hanno fatto? Non lo so, se ne parla il nostro Batman! Buonasera. Signori spettatori, mi raccomando, non sporcate il teatro, altrimenti le pulizie ma lei sono romane. Matena. Perché lei che lavoro fa? Guardi, la crisi è sempre più potente, capamore le campate, ora faccio le pulizie in questo teatro. Bellissimo, quindi adesso si è messo, ha lasciato la sua prima attività, quella di difendere i criminali. Sì, adesso mi strutto la mia laurea in chimica. Che se ne fa di una laurea in chimica per fare le pulizie? Ma che fa, scherza? Conosco la composizione della cascia, a Cossentetto deve essere giusto, non la vado. Cioè, è geniale. La composizione della cascia è geniale. Non me la potevo aspettare. Comunque mi trovo abbastanza bene, ussamente è buono, e poi sono felice perché anche se faccio le pulizie mi fanno fare pure il guardiano notturno. Così si può occupare dei criminali. Anche, ma soprattutto perché finalmente ho un posto dove dormire, non capite in mese camo coicco, a stazione. Ma quanto si è ridotto male, Batman. È proprio... Era un miliardario questo. Però guardi, l'indole di supereroe c'è sempre. Pensi che l'altra sera, mentre il teatro era chiuso perché c'erano le partite di Serie A, mi sono accorto che due ragazzi si stavano fottendo una smite. Che hai fatto? Con il coraggio che solo un supereroe possiede, a seconda voce a scopo io ho gridato «Late, late, siete piazze, relate!» Che sono? Si è affacciato il vicino e mi face «Batta, non te ne passare, perché un rigore va Juventus, c'era!» Ci scusiamo con i tifosi juventini. Guardi, è finita malissimo, perché non solo chi deve sepultare la macchina, ma la Juventus se mangia il rigore appazzavo, a bolletto. Quindi, patate. Comunque adesso vi devo salutare, però prima voglio dire al pubblico che la settimana prossima teatro è chiuso. Perché? Perché la vicina che abita a fianco deve partire. E tutte le volte che parte, la pagatte va battuta da ristaccare, o contatore. Che c'entriamo noi col contatore della signora? Sì, come se tu non sapessi che per un anno che ci fottiamo. Allora. Non è vero. E poi è un classico. Non lo farei mai semplicemente perché la vicina di casa del teatro è mia madre. ce la buttiamo a tua madre. No, va bene. Adesso è il momento di presentare veramente un fuoriclasse. Ti presento un domatore di folle, un playboy siciliano, l'ultimo poeta romantico siciliano. Un grosso applauso per Isidoro! Davvero. Forza! No, mi vergogno! Ma come ti vergogno? Che brutta figura! Mi vergogno, c'è gente! Siamo a teatro. Che brutta figura, me ne vado! Ma che è? Me ne vado! No, arriva... Mi vergogno! Fonti. E farò pipì! Ma che se mi vergogno! Fortissimo, fortissimo! Troppo gay! Ma quando si vergogna mi fa morire! Mi sto vergognando! Senta, si deve esibire, ci faccia la poesia! No, non me la sento! Come va, Isidoro? Con le donne come va? Con quella là ci sei uscito? Sì, infatti... sono uscito con una l'altra sera! Mamma mia! Bellissima, solo che era molto più timida di me! Ah, addirittura! Siamo andati a casa sua, lei timidissima mi fa «Spogliati prima tu!» «No, spogliati prima tu!» «No, spogliati prima tu!» «No, spogliati prima tu!» «No, spogliati prima tu!» Com'è finita? Ci siamo addormentati vestiti! Che brutto amico! Ma che ti sali dove fa? Mi sto vergognando! Vado io! Bravissimo. E poi no, in discoteca, ci sono andato in discoteca. Ieri sera sono andato in discoteca. Si è avvicinata una ragazza bellissima, tutta scollata, si avvicina e mi fa «Ma secondo te questo vestito è troppo scollato?» Ho detto «No, guarda, si vede solo un po' coi peli del petto, ma io peli sul petto non ne ho!» «Allora è troppo scollato!» Dai! Ma che è la poesia, la poesia, la poesia, la poesia, adesso la poesia. Ho scritto una poesia romantica. Vai. A questa ragazza che ho conosciuto. Sì. Ti ho chiesto di rispettarmi e ti sei fatta l'idraulico. Ti ho chiesto di amarmi e ti sei fatta il muratore. Adesso ti chiedo l'ultima cosa. Che cosa? Fatti anche l'imbianchino a cui a casa è venuta. Isidoro! Dimmi che cosa fa! Mi raccomando, va bene, andiamo avanti! Ho litigato con mia moglie! No,
di cambiare suoneria. Rispondi. Bendo! Sharon, devi essere più, meno. Posa sto telefono e siamo in trasmissione. Parla. Mi sa che ti devo richiamare, cacca. C'è uno, cacca, mi vuole parlare. Amoni, dai. Sono Tony. Allora, le cose che hai da raccontare, raccontale sul palco invece di raccontarle. Ma sono cose mie private. Vabbè, sono sempre simpatiche, vai. Vabbè, dato che insisti, vai. Io te le conto. Ero messa a turno, fuori dalle poste, sì. Nervosa, sì. Perché già era ora di pranzo e ancora aspettavo 100 cristiani. Ma chi stava scoppando in terra la fame? Un po' sì, al posto delle persone in fila, aveva la riglia, chi spiedini, uno la rea all'avocio. Fino a quando mi giro e noto a uno, sai, fighettino, convinto, questo giubbotto con l'animale stampato qua. Come si chiama chi tu casata? Come si chiama? Puma. Oh, buona! Ma mangiassi una bella fetta di tuma! Salata! Non ho detto tuma! Una fetta di puma, catuma, chi te ne ruma! Purtroppo Sharon quando sente parlare di mangiare, insomma, tranquilla, tranquilla. Ora cosa ci andiamo a mangiare? Ma comunque, questo si avvicina e per attaccare il bottone mi fa: ma lo sai che per me sei come Cappuccetto Rosso? Carino. Cioè, una favola. Molto carino. Cappuccetto Rosso. A mia! A mia, ma mi verissi! Ce ne si senti, Tonio Cartonio? Guarda che io sono il lupo che si mangiò la nonna a Cappuccetto Rosso, a Risso Cupititto, gli acciuvare a Pinocchio e si mangiò la balena. E Pinocchio? Come stuzzica denti! Ma dai, dai! Com'è andata poi? Comunque, questo proprio non si arrendeva, voleva parlare ancora. E mi fa: Gioia, ma con le mie avance, guarda che io ti faccio venire le farfalle allo stomaco. Bello. Ci resta se so farfalletta a stamone, ma qua. Non diceva le farfalle. Apocalare! Ma non diceva le farfallette a stamone. Ma come devo fare? Però comunque questo proprio non ci poteva niente, non me lo potevo levare. Si avvicina e mi accarezza la guancia. Bello. E a mia mi arriva un profumo, i kid importanti. Lancome. No, Quarum. Si era... Bocca si scioglie. Si era mangiato la Quarume. Ah sì, a me mi sbombe con il suciavolo. E io ci ho mozzicato la mano. Come gli hai mozzicato la mano? Questo si mette a gridare, ma che fai? Mi mordi? Ma io pensavo che eri Cappuccetto Rosso. E tu? Turisse che sogna balena. Ho litigato con mia moglie. Sharon! Io ti nascosto sulla voce. La nuova Pierre. Tony, sono molto felice per la prossima ospite. Per il prossimo ospite, che è un ospite importantissimo. Sì. Lei viene dall'Inghilterra e non è la prima inglese che passa, la prima londinese che passa. E infatti mi sono preparato molto bene, perché io farò sua traduttrice. Sarà la traduttrice sì. della regina Elisabetta. Ai, 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 ai. Sono hi. Felice comunque, mia cara regina, che lei sia qui. Good evening, hi. Ah, traduco. Ha detto ciao. Yes, beh, questo lo capiamo, dai. Good evening. Yes, yes, yes. Sì, yes, yeah, yes. Yeah, yeah. Che ci fa qui? Sono contento che lei è qui. Sì, I'm very fond of is here in the Sicily. I love so much Sicily. Yeah, 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 yeah. Lei ama moltissimo la Sicilia. Yeah, 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 yeah. E si sta divertendo qui in Sicilia? Yes, yeah. Yesterday I played with some friend. Ah, ieri ha giocato con dei amici? Yeah. Sì? Yeah. A che gioco? I tocchi vino, yeah. Quello si traduce tipico gioco da bar praticato con vino in pietra. Non conosciamo i tocchi vino. Oh, cioè non ok. With azusa. Oh, bevanda gazzata usata per ruttare. Azusa lo sappiamo. Oh, ok. Sorry. Che farutta. Mi scappò. Ma io veramente non ho parole. Fai teo. Succede. Cioè, di puntata in puntata lei è sempre più siciliana. Yeah, yeah, yeah. Yesterday I learned a word that can you use in the traffic. Ah, ieri ho imparato le parole che si usano nel traffico. Tipo? Coinoto. quello è uomo tradito della campagna. Lo sappiamo cos'è coinoto. You are cornuto? No, io no, dicevo lo sappiamo. No, cornuto. È molto cornuto. Ma chi l'ha detto? Ah, coinuto in razza. Papà, yeah, ma che yeah. Ma dove fai fatto? Che applauso. Aspetta, quello è uomo
uomo tradito della campagna con pedigree. Ma cosa fai la traduzione di queste cose? Lei cosa ci è venuta a fare qui, regina? I have a message for the family. Oh, ho un messaggio per le famiglie. E allora facciamo sto messaggio per le famiglie. The message. Okay. Just consume more than you need. Oh, basta consumare più del necessario. Giusto. Stop with the expensive spending. Basta con le spese eccessive. Giusto. Save your for your the future. Yeah. Perché il suo inglese è proprio inglese, se no io americana. A volte non capisco bene. Il Google Translate. Ti conosci. Se ascolta e traduce. Forza del giro, cioè lei si deve scrivere le cose, cioè non è che lo traduce direttamente. Allora c'è scritto questo, vai. Save for your future. Sì, risparmiate per vostro futuro. I am also adopting this party. Tutto a posto, anch'io sto adottando questa politica. Yeah. Qual è la sua politica? Ma pazza spesa all'Eurospin. Yeah. Oh, Eurospin! Vengo anch'io, voglio le offerte! Bene, adesso è arrivato il momento di spostarci in uno di quei campi dove ci sono quelle squadre dilettantistiche che giocano e che fanno un tifo sfrenato. Ce ne parlano i Tricchi e Due. Avvocato Rallo, appuntamento fisso allo stadio. Dottor Amato, è sempre un piacere vederla. Sai, ieri l'ho intravisto davanti al tribunale. Eh sì, la mia vita si svolge tra un'aula e l'altra. L'unico mio svago è vedere giocare mio figlio. È iniziata! Jonathan! Antonella, papà! Ma quella mascotte vestita da porco, che ci fa ancora in campo? Quella non è una mascotte, avvocato, quello è mio figlio. Ora vedrà come andrà dritto verso la porta. Sì, a porta un frigorifero. Jonathan, facci vedere a sto cosa inutile quanto sei bravo quando attacchi. Quando attacca a mangiare. Jonathan! Antonella, papà! Intanto mio figlio un giorno varrà quanto tutta la squadra. Secondo me suo figlio pesa quanto tutta la squadra. Jonathan! Antonella, papà! Avvocato, oggi vedrà di che pasta è fatto mio figlio. Lo sapevo, ripasta un fulmine. Punizione! No, che minchia ci fischi, arbitro, vaffanculo! Jonathan ha fatto fallo, bravo arbitro! No, sulla barriera no! Bravo Jonathan, quando giochi sembri Cannavaro! A me sembra Cannavacciuolo! Non giochi! Jonathan, tu mangiare! Jonathan, tu mangiare! Tira! Su mangia! Su mangia! Su mangia! No! Su mangiao! Su mangiao! Figlio mio, oggi mi hai fatto fare il fegato marcio! E senta mia, faccille nago dolci, chi si mangia pure chisso! È finita! Avvocato, è stato veramente un piacere! Dottor Amato, mi compiaccio con lei, complimenti, arrivederla! Arrivederla! Cecilia Cabaret Off, torniamo alla musica. Stasera abbiamo il nostro secondo cantante, si chiama Kimberly, viene da Palermo. Adesso ascoltiamo il suo brano. Un applauso per Kimberly. Cerco per le strade, ma so che non posso trovarti, sei un po' distante. Guardare avanti non mi bastano più le chiamate su WhatsApp, lo sai che c'è. Oggi prendo un volo e ti vengo a trovare. Fermiamoci solo per un attimo a parlare. Tutto il resto può aspettare. Giro intorno senza pensare più a quello che è stato. Come stai?
non riusciamo mai a vedere il finale. Ma poi, come una poltrona per due, il giorno di Natale, in cui nessuno sa com'è che finisce. Fermiamoci solo per un attimo a ballare, e tutto il resto può aspettare. Giro intorno senza pensare che quello che è stato mi ricordo. La prima volta in cui ci siamo detti ciao, ciao, ciao. Come stai, stai, stai? Voglio uscire, come mai oggi ho detto no. Grazie. Da chi cominciamo? Da chi vuoi tu, io intanto mi calmo, grazie. Vai, a tutti. Massimo. Beh, che dire, è una bomba, è un pezzone questo qua, complimenti. Io la prima volta che lo sento. Cioè, sì, è la prima volta, che lo sento. Non mi sento di dire nulla, ma aggiungere, cioè, sai cosa, mi aspettavo che ad un certo punto entrasse una voce fuori con un featuring un po' più hip hop, no? Sai, è presente, no? Quando Elodie fece il featuring con Marrakesh. Okay, ecco, sì, mi sì, aspettavo che ad un certo punto entrasse, ma così è perfetto, però se riesci a metterci questo featuring diventa perfetto. Okay. Marco? Grazie. Tanto il pezzo bellissimo, anche l'interpretazione, grazie, la sicurezza sul palco, dico. Penso che è un brano che potresti rivedere, secondo me, dal punto di vista della base. Mm-hmm. La vorrei sentire un pochettino più pop, più su Urkomi, per capirci. Un sound un po' più, no? Perché mi suona proprio di hit, cioè è proprio una hit, cioè ti, okay, ti entra. Però secondo me, se accompagnata da una base più odierna, secondo me può spingere di più. Mi piacerebbe, okay, sentire qualcosa questa un chiave, po' più, cioè più semplice, senza tipo magari questo funkeggiante, nel sì, senso sì, meno anche funky, più semplice, forse. Però come se ci sono tanti suoni. Cioè, ci sono, okay, tanti suoni, non è un beat semplice. Però, okay, mi piacerebbe sentirlo con una chiave più moderna, più alla Urkomi. Ok. Sì, sono assolutamente d'accordo con i miei due colleghi, e a parte che mi piace tantissimo come tieni il palco, veramente very good. Grazie mille, detto da te. Veramente, no, veramente, quanti anni hai? 27. 27, sembri una ragazzina di 16 anni, quindi cioè complimentissimi. Grazie. Bellissimo look, il brano, come ha detto anche Massimo, è una bomba, quindi... Sì, anche per me, se si modernizzasse un po' la base, il funky ci sta, ma con dei suoni più moderni. E sicuramente il featuring può essere comunque un asso molto, molto buono da giocare. E la tua voce, yeah. Grazie mille, allora, grazie mille. È chiaro che i coach danno dei, che i coach danno dei consigli e che tu puoi tranquillamente buttare nell'immondizia. Se vorrai però tornare qui sul palco di Sicilia Cabaret, sono gli accorgimenti che dobbiamo dare a questo brano, quindi sono soltanto due, sono soltanto due, quindi un featuring con che cosa? Con del rap? Sì, un pezzo hip hop, una piccolissima parte hip hop, ma è brevissima. No? È un riadattamento della base più pop. Okay. Ricordiamo che sei solo ed esclusivamente tu a scegliere se farlo, puoi tenerti il brano così, farne il successo che vuoi, quindi come succede per gli altri cantanti che sono passati da questo palco, è tutto nelle tue mani. Kimberly! Ok, io quello che volevo soltanto dire, vi ringrazio tantissimo, insomma, per l'opportunità di essere qui, sicuramente non vi nascondo che vorrò sperimentare per capire, perché... Il brano l'avevo pensato così, anzi volevo ringraziare Vincenzo Lamantia che si è occupato della produzione e le chitarre, Gabriele Volpes, insomma, un mio carissimo amico che tra l'altro è qui tra voi, che insomma è stato lì a starmi dietro a dire la chitarra facciamo così, abbiamo perso più di 5 ore. Però insomma sono contenta che vi sia piaciuto e spero insomma di poter sperimentare di più, e grazie sempre per la possibilità. Kimberly! Grazie mille! Scusate un attimo perché... Scusate, un microfono. Lei chi è? Un microfono. Io sono qui per una protesta molto importante. Lei chi è? Io sono il cugino di Christy. Come ti chiami? Cristiano Peruso. Cosa succede? Christy mi ha rubato l'identità, diciamolo. In che senso? Sono io quello che ha fatto teatro, quello che ha fatto cinema, radio, televisione. Ma Christy ha fatto radio DJ? No, sono io che ho fatto radio DJ. Ha le prove di quello che sta dicendo? Certo che ho le prove. Prego regia, mandate la prima... vede, quella sono io. Quelli sono due presentatori. Fate vedere l'altra prova, fate vedere l'altra prova. Qua ero con Nicola Savino.
Quindi secondo me la dovete buttare fuori, Cristi, innanzitutto, così tanto perché comunque non sa neanche parlare l'italiano. E poi voglio dire che io voglio un risarcimento di 1 milione di euro. Addirittura, ma questa sì, è un'accusa gravissima. Intanto vorrei far entrare la controparte. Cristi, ci sei, Cristi? Sì, Tony mi ha chiamato. Ciao, sì. Cristi. Allora, possiamo pure fare così. Non mi dà 1 milione di euro... però mi ridai indietro la mia vita, quindi tutte quelle tue cose sono mie. Allora, facciamo, capiamo, questo signore dice di essere tuo cugino e dice che tu gli hai rubato l'identità. Oh, se lui vuole io lo do indietro. Oh. Allora è vero. Perfetto, vedi, vedi, una truffatrice. Quindi ridaresti indietro tutta la sua... Sì, la mi fa un favore, perché io ho 20 anni di mutuo da pagare, ho la macchina da pagare, oh, e ci sono 20.000 euro di tasse. Quanto? Che? E quando però ho capito. No, ma niente, non mi interessa più, non me ne, cioè, che devo fare? Non no? Vuoi l'identità di Cristi? Non pa, io vuoi per fottere e ci vuoi tutto. Va bene. Sì, Tony, torniamo alla comicità. Adesso abbiamo 4 persone che ci raccontano le leggende siciliane. Facciamo un grandissimo applauso per i 4 gusti! Signori e signore, vi racconto la leggenda di Santa Lucia. Si narra che a Palermo vi era tanta fame, tanta carestia. Le famiglie arrivavano a stento a fine mese. Ma stiamo parlando di ora? Ah no, era il 1646 e da allora non ha canciato niente. Stavo morendo la fame, stavo morendo la fame. Mi mamma, mimma, ave 6 mesi che mi finì l'iccalicca e mi liccoligno. Non me ne niente, la vita che mi licca saida. La sofferenza a causa del digiuno era talmente tanta che i palermitani si affidarono alle preghiere. Mamma mia, ogni giorno preghiamo sempre un santo diverso, ma non succede mai niente. L'altra volta, per esempio, abbiamo pregato per San Francesco. Ma chi te fu a te parla con l'animale? Abbiamo pregato pure a San Paolo. Chi tu stava a banca vi piccioli, secondo te sta pensando a nuace? Ma allora nuace no, tu ne pensa. Sei nata quanto ne abbiamo? Non lo so. Aspetta, controllo. Vedi, vedi. Oggi è il 16 dicembre, Santa Lucia. E allora mappiare per Santa Lucia. Allora ci va a dire pure a Santa Lucia, che ma poi t'hanno iPhone nuovo, perché chi sei picchio? L'umane t'ha accatto. Ma se siamo senza piccioli. Figlio mio, pure se stiamo morendo da fame, piccioli per telefoni, tu mamma sempre. Amone, piamo, piamo. Santa Lucia, ascolta mia, fa finire sta carestia. Santa Lucia, fallo per mia, che hai subito in una camorria. Le preghiere questa volta vennero ascoltate e Santa Lucia apparve miracolosamente. Santa Lucia da Siracusa, io ho ascoltato le vostre preghiere, figlioli, e sono qui per esaudire le vostre preghiere, appunto. Ditemi pure. Allora, signora Santa Lucia, intanto ne scuse paga sannigliata, ma noi non ce l'aspettavamo. Non si preoccupi. Non allora, ne si visse una pochi paisa. Mamma, dici tu telefono. Ora ci dico, una pochi pane. Un telefono, ora ci dico, una pochi mozzarella zappalà. No, mi dispiace, io sono Santa Lucia. Allora, va bene pure chi e poi ne pittasse una pochi cose, una pochi così. Va bene, io mi sono scritto tutto quello che mi avete chiesto e vi farò avere tutto questo, va bene? Mi ma ti scritto il suo telefono, ti scritto il suo telefono, un telefono! Ecca, picchia tu mio, che ti portassi un cerevetto, ma anzi mi essi piccini queste creature. Comunque, a mio momento non fotte niente, picchio mi se ne accattare chi du novo, l'iPhone 13 Pro. A così.
Sì, come vuole il signore, ma ci sta a piedi pure la santa. Noi stavamo a piedi per così mangiare, no, per il telefono. Chi è il suo telefono? Allora che mi veniamo a pizza ciarisse, o pane ciurisse, a mozzarella ciarisse, ma chi mi stai squidando? O carica batterie! Santa Lucia esaudì le loro preghiere e inaspettatamente lo stesso giorno al porto di Palermo arrivò una nave con un enorme carico di grano. Oh, oh, gente di mare che se ne va. Maria! Uè, uaio, sono arrivato! Ma guarda il mio braccio di ferro! Va già portato! Signor, va già portato il carico! Un carico a batterie! Sì, tutto che mi fa fare sempre mala figura, lo perdoni! Non si preoccupi, so creature, so! Allora, signore, dove glielo metto il carico? Da sopra la briscola! Questi siciliani hanno sempre voglia di scherzare! Oh, faccia da ciocare 6 mesi che mangio casco a puntiera! Non si preoccupi che ora i suoi problemi verranno risolti perché là dentro ci sta un sacco di grano. Bella signora. Maria Kiss, su mascolo nome suo. No. Maria! Ma con tutto il suo grano faccio un terremoto quasi. E allora signora prepari perché il viaggio è stato lungo ed estenuante e io tengo una fame esagerata. Non si preoccupa, 2 minuti e siamo lì. I palermitani grazie a questo gesto miracoloso sopperirono alla fame e da quel giorno per il giorno di Santa Lucia per tradizione si mangia cuccia e delle palle di riso chiamate arancine. Pronti a tavola, lavatevi mano. Ho fatto le arancine, chi sta a burro e chi sta a caine. Buona. Oh, Madonna Ro Carmine, ma è buonissimo questo arancino. Ah, ca siamo un palliamo e si chiama arancina, ca. Ah, scusate, non lo sapevo. Mi mamma, sono buonissime, ne ho mangiate 15 e ora c'ho sonno. Cascetto figlio mio, panzacchina vuole il riposo. E allora me la canti la mimma mamma. Ca mettete l'anno telefono. Un telefono si scaricò, ci vuole il suo carico a batteria. Ma pure lei ci poteva puttare un carico a batteria, oh piccerino, però. Signore, non è già caputo niente, perché me ne sono mangiate 35 e mo... Sono una palla! 35, ma come è sbordato, Da quel giorno, il 13 dicembre a Palermo, nacque la tradizione di mangiare le arancine. Ma molto spesso i palermitani esagerano, tanto che chi troppo ne mangia, troppo ingrassa. E da lì nacque il detto, ma che se? N'arancina chi piare! La nuova serie dei quattro gusti. In su 12 Netflix. Puntate questa qua la vedrete voi prossimamente, perché così va bene, andiamo avanti. Dai. Buonasera a tutti. Buonasera. Mi presento, sono il dottor Corona, farmacista dal 1990, dal 2020 tamponologo. Che c'è? Cioè, io che tamponi mi sono fatti i soldi, hai problema? Te a proposito devo pigliare il caffè e cocci perché si stanno addormicendo nei poli. Ma posso fare pure io qualcosa per lei? Tu va la mamma alle cotte. 200 euro. Dico, nella farmacia questa settimana, nella mia farmacia potete trovare tampone molecolare a 20 euro, tampone rapido a 10 euro e tampone a umma umma a 100 euro. Com'è il tampone a umma umma? Ce lo spiego. Allora, se lei non vuole andare in un matrimonio perché c'è? Fra trucco, parrucco, vestito e regalo ha bisogno 1000 euro. Ci penso io. Che fa? Ci penso io. Ti faccio un tampone positivo e con 100 euro te la rilassa. Che fa? Che dici? Non è male, ci può servire anche per saltare. Dico, delle belle tecniche. Anzi, prima della pandemia praticamente avevo una farmacia che non vendevo quasi nulla. Cioè, la medicina mi scadevano a casa, mi parava male agli calli e mi pigliavo io. Ma che fa? Una volta mi schierò una pedana di pillole per aumentare il ferro basso. Cioè, ogni volta che mi passa la doccia mi facciano i macchi rugge. Che a proposito, dai, va a cattare una bomboletta di svedole, ogni tanto si aggrippore noi. Io che posso fare?
Tu vuoi pigliare un familiare, ma per un cameriere del Charles. Ma che sono il cameriere del Charles? Però due familiari. Io prima della pandemia andavo a sciare all'Etna, sciare, ci mancava il piccolo puzzlettino, sciavo cosa che duravamo un mese. Ora mi sono comprato una villa a Cortina. Da un pezzo? No, io era maccattato. No, da un pezzo? No, dica, io era maccattato, no, da un pezzo. Ieri, c'è pagato in contante, ci si tecca, c'è oso, c'era un mucchio stambecco. Ma che cambio? Ma perché siamo in montagna? A proposito di neve, ha cacciato un bello champagne di forfora, quando è che sapere che c'è piano battaglia a nome Sigen. No? Mamma mia. Sì, ora vi lascio perché c'ho l'elicottero posteggiato male in doppia fila, vi lascio con il mio slogan. Se cerchi una farmacia abbastanza seria, dal dottor Corona deve Anderia. Che rima è? Sì, mi ho fatto un femmagix, mi ha fatto un poeta, saluto a tutti. No, mi sento l'elicottero. Mi il tampone quello per... Ma adesso invece è un momento di bellezza, quindi ho chiamato qui la mia estetista preferita, Chatty Woman! Chatty Woman, lascia fare la mia Chatty Woman, non vorrei che mia Chatty Woman. Signora Peluso! Ma che è Peluso? Io sono Peruso! Peruso dopo la ceretta, prima la ceretta sei pelosa, fidati! Va bene. Signora Peluso, sono contenta di vederla di nuovo nel mio salotto. Anch'io sono felice. Proprio lei ormai è la mia cliente fissa. Sì, perché lei viene sempre da me perché? Perché io sono l'estetista più brava del mondo. Brava, bravissima. La più brava del mondo. Noi, signora Cristi, pensi che signora Cristi, noi siamo estetiste da generazioni. Sì? Sì. Pensa che i miei antenati facevano la manicura ad un famoso impero. Quale? Gli ottomani, li conosci? Ma che... Fingati! Sì! Essendo il fatto che tu mi fai sempre queste storie, tu mi potresti dipingere una storia. New York di notte sulle mie unghie. Vuoi New York di notte? Mi stai sfidando! Sì. Stai sfidando a me! Sì. Alessia ti sa più brava del mondo! Questo non hai capito! Pittare le unghie è la mia specialità! Sì. Io nelle unghie ci faccio le opere d'arte. Fammi guarda vedere. Che c'è qua! Ma non si fa così! Fidati, guarda, perché io qua ci ho disegnato un centro commerciale che vende televisori in offerta a un euro. Ma io non vedo niente. E già si fottero tutti, che vuoi? Tu da su sarei camatenata quando ti accattano tra le cose. Queste offerte se ne vanno via subito, non capisci da me. Vieni che ti dipingo le unghie. Ti dipingo New York di notte, giusto? Così hai detto? Ti dipingo New York. Aspetta un minuto che io ho sentito poco fa uno squillo. Ah. Non si può mai travagliare in pace. Proprio le mie clienti, sì, mi cercano a qualsiasi ora. Un secondo. Signora Cetti, mi deve aiutare. Mi sono mangiata tutte le unghie delle mani al punto che non ne ho più. Che posso fare? Attaccasse con chi da ripiede, signora. Sì, va bene. New York di notte. E voilà, com'è? Ma io non vedo niente. Ci è tutto scuro, chi può vedere? Di notte. Signora Peruso, io la mia manicura gliel'ho fatta! Va chiamami sempre, però mi devi dare 150 euro! Ma qua! Allora questo non è capito a me! Bene, continuiamo ad andare avanti, è arrivato il momento di presentare una monologhista tutta catanese, ci spostiamo nelle zone di Catania con la nostra Loredana Scalia! Consumata. Sarà che questi ultimi due anni per me sono stati un incubo. Zero rapporti, neanche un congiunto, neanche, che ne so, una situazione di toccata e fuga. I mascoli scappano ancora prima di toccarmi. Comunque, chi mi conosce lo sa che io non sono una che si tira indietro. Infatti ho fatto una pazzia. Più che pazzia, fece una minchiata. Correva voce che al pronto soccorso Garibaldi di Catania si era trasferita una carovana di infermieri di primo taglio. A canne che mi piace a mia. Ora c'è chi diceva che erano 5, c'è chi dicevano che erano 8, però io ho pensato, certo, se tu devi finire a pronto soccorso e ci vuoi stare una poco di ore, non è che ci puoi andare con un taglietto, una scottatura, ti devi fare qualcosa di eclatante. Cioè una cosa o la fai bene o non la fai. E mi sduaga e de scale. Sì signore.
ho chiuso gli occhi, ho preso un bel respiro e è caduta in due scale, pa! Passi una palla umana, a caputai di facce, di culo e di cosce. Ero talmente nera che pareva una mulingiana con l'occhio, ma il mio unico pensiero era portatemi a pronto soccorso! Finalmente arriva l'ambulanza, giungo a destinazione, io con l'occhio spalancato da andare su, mi sono infermiera, ora mi mettono le mani addosso e mi passo una bella mensura. Gli si presentava un dottore, che ve lo giuro, pareva Massimo Bodo quando piglia una allignata. Preciso. Questo mi comincia a toccare e dice, signora, abbiamo una bella rottura, ci saremo una bella rottura di palle. Lei chi c'entra? Ci sono, dove sono gli infermieri? Dice, signora, stia ferma che la devo visitare. E mi comincia a toccare tra il fianco e scendere. Ora, se fosse stato uno tipo Raul Bova, George Clooney, io ci avrei detto, scende camerori più sotto. Ma siccome pareva una natica chiarente, ci fu un malucaucio che l'ho preso proprio lì al centro. Ve lo giuro che ci fece arrivare e andava all'occhio, pare che ne aveva quattro. Poi ci scendeva. Comunque, in sostanza, per farla breve, dopo 20 minuti ero tutta bella ingessata. Si presenta il dottore, mi dice, signora, mi raccomando, questa zona qua deve stare completamente immobile per almeno un mese. Ci disse, dottore, può stare tranquillo che questa zona qua è come i cantieri dall'autostrada per Agrigento. Non si muove niente, quindi mese più, mese in meno. Ma nel frattempo pensavo fra me e me, ma come siamo ridotti? Ma di sti tempi possibile mai per cadere tra le braccia di un uomo a pa cascare le scale? Sono consumata! Nostra Loredana, va bene, andiamo avanti sì, perché sì. Insomma la serata volge così. Buonasera a tu. Buonasera. Io sono Claudione, un manzano Loredone. Non ci crede? Sì, 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 ci credo, ci credo. Che è che decisi il capammesuario? No, non ho niente, ho detto io ci credo. Sì, secondo me sì, ha detto qualcosa. Dove? Adesso con chi qua? Vedi, ma che sogno sogno. Ha già sogno nei boso. Di nuovo lo sta facendo. No, ah! Non ho detto niente. Già sogno nei boso per fare non ti ci mettere pure tu per una cosa che mi è successa stamattina. Tipo? Stavo andando a fare una commissione, ero con la macchina. Quando all'improvviso mi fermano i carabinieri. Ci scenda. Scendo dalla macchina, si avvicina a maresciallo e mi faccio, tu che sei della zona e conosci a tutti. Cioè, ma a dire non ne ha mucciato Franco, o la tante. Mamma mia, te. Ma poi... Cioè, vuoi sapere i miei? Sì, dice, parla, perché se no ce lo scannamo a Baxonà. A Baxonà. A me. Non lo voglio sapere. Un cepetticchio. Che hai fatto? Me lo lavo l'occhiale. Oh mio Dio. Anna chiamo maresciallo. No, 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 no. Un falavone in sa macchina. Accanavo pure io e accompagnavo poi sto dare avanzo poi tu a spiaggio che spreco se adesso non è sceso un nemo da mix e no volate tante e sta se poi ci sono io no c'è pazzi pazzi c'è sta aspetta c'è sta anna chiama c'è sto vero romane se mi fai immagliare poi tu pure non fanno la romane con la riunione i boss sa perché io vanno un pazzesco o un mascante in otto non mi fai raccontare va bene, è momento di campagna elettorale, abbiamo numerosi, numerosi candidati sindaco e noi ne abbiamo portato pure qualcuno qui che verrà un po' apprezzato in questo spazio, però persone in gamba. Alle prossime elezioni a sindaco di Palermo, sindaco, votate e facete votare Piero Denze! Allora, visto che ormai si sono candidati cani e gatti, quantomeno vogliamo ascoltare il suo discorso politico. Piero Denze al tuo servizio e mammo come talezio. Però non questa maniera. Così antuciamo, non ho cambiamento, un cenne per noi. Programmi, comizi. E ora facciamo subito il mio comizio elettorale. Vai. Carissimi amici palermitani che presto sarete chiamati all'urna. All'urna? All'urna, l'urna è mia. L'importante è che non si fa troppo tardi, sennò la pancia sarà fredda. Alle urne. È un scritto. No, dobbiamo fare queste battute. Alle urne. Alle urne. Vabbè, facciamo come dice lei. Sarete chiamati alle urne per il voto. Io mi rivolgo a tutti coloro che votano senza un minimo di criterio e di attenzione, sì, perché c'è chi vota a destra, c'è chi vota a sinistra, sì, ma non c'è un coinuto che metti i frecce. Ma che c'entra questa cosa? Io mi annebbo come un pazzo. Una volta non vuol dire giù.
Ed è anche per questo motivo che io farò il politico. Politico? No, no, politico, proprio me ce l'ete come ci scia Dio chi mano chi cristiano. Perché facendo? Non è possibile che non si capisce più niente, perché la piaga del traffico va risolta. Quella subito, vero. Soprattutto la mattina. Come vuole risolverla? È la colpa di questo traffico la mattina e dei genitori che ancora accompagnano i figli a scuola. Bravo, sì, facciamo gli scuolabus. No! Levamo direttamente in scuole. Ma come? Noi risolveremo il problema alla radice. In che senso? Leveremo direttamente le scuole, perché tanto si sa per l'istruzione non è stata chi sposta. Ma chi l'ha detto? Signori, a noi l'ignoranza ci salverà. Ma come? Ma non è il modo migliore per combattere il traffico, chiudere infatti le scuole? Infatti nel mio programma elettorale, come proposta di legge, metteremo il bonus l'analfabeta salverà il pianeta. Ma che vuol dire? Cioè, per limitare il traffico lei chiude le scuole, ma lei è impazzito totale. Così antusciauro lo cambiamento, un cenne per non do io poi tu benessere, signori. E allora, carissimi amici elettori, stiamo iniziando a formare le liste per quanto riguarda i membri del Consiglio Comunale. Sì. E abbiamo già il nome per quanto riguarda l'assessorato alla cultura e alla pubblica istruzione. L'assessore sarà Tanino, detto signorichis. E chi vuole restare nell'anonimato? No, non sa per scrivere, firma Caicchis. Questa sì che è coerenza, opposizione. Chi c'ha a fare a Meloni? Meglio un'altra che siamo un cantalupo. Che cosa? Ma io guardi qua. Voglio sapere come risolverete i problemi della città, le cose serie. I problemi dei ponti, per esempio. Sì, vuoi sapere come il problema dei ponti. Il problema dei ponti ci abbiamo già pensato. Noi risolveremo questo problema entro quest'anno. Signori, ve lo prometto, nel 2022 faremo due ponti lunghissimi. Bellissimo. Il ponte del 2 giugno, che è la festa della Repubblica, e il ponte dell'8 dicembre, che è la festa dell'Immacolata. Tutti noi venì giovedì, venerdì, sabato e domenica. Ma che programmi sono? Ah, voi so che ponti di broccoli. O sia tu, Ciavro, un cambiamento. Io sono senza parole. Va guardi. Bene, signora opposizione, io ho finito il mio comizio elettorale. Cosa ha finito? Me ne vado e vi dico, vota Piero Denz e non ci pensare su, che appena chiano mi faccia la villa a Cefalò. Pubblicità, per favore. Cambiate canale. Tutti siciliani all'estero. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Ogni talento che riusciamo a scovare sul web, basta che sia siciliano, lo invitiamo qui in questa trasmissione. E oggi è il momento di un personaggio molto particolare. Vai con la clip. Mi tocca sempre lavorare. Avevo organizzato una gara di pony illegale, invece sono qua. Benvenuti e spero ve ne andate presto. Mi piace quando mi accarezzi le orecchie e mi tiri i capelli dicendo sei la mia baby, crocchetta mia. Quelle sono le lettere che ti scrissi tempo fa. Andiamo avanti, dai. Vuoi leggere la comanda? Mi sto innervosendo come un pinguino nel deserto. Mi scusi, eccomi. Potrei tirare queste cose in aria. È un vizio che mi porto dietro fin da piccolo. Tiro le cose. Qui c'è un problema, c'è un bug. Mia figlia dice che c'è bug. Impegniamoci, c'è bug. Che cazzo è bug?
Addio, Anastà. Tutto bene? Non si può mangiare niente, grazie. Secondo me ci vuole un cuoco qui dentro. Ma sei tu il cuoco, lo sai? Non lo sapevo, non... E che cosa pensavi di fare? Lui si sentiva un istintore. Sto impazzendo come una maionese. La gente è comunque rimasta soddisfatta. L'ultimo pagava 50, io torno bene 70. Chi ha pagato due volte? Grazie mille. L'onestà prima di tutto è la base. Ed è qui con noi Daniele Barbaro. Buonasera, buonasera. Buonasera a tutti, grazie. Allora, Daniele, doppiatore, come è iniziata questa cosa del doppiaggio sul web? Non lo so, sono fatti miei, sinceramente. È iniziata per caso. È iniziata per caso, quindi sì, hai studiato sì. Tu doppiaggio? I miei soldi dove sono? No. Sono gratis, lo dico a tutti, in caso qualcuno mi invita. No, è iniziato per caso, okay. E poi sono diventato, insomma, un po' virale. Sì, l'abbiamo visto. Ti basta questo sapere. Allora, Tony, lo vogliamo mettere alla prova questo ragazzo? Io non lo conoscevo, è bravissimo. Io ti metterei alla prova e ti farei doppiare live, no? Un doppiaggio live. Adesso? Sì, abbiamo preso una clip di uno dei film più famosi in assoluto. Della pandemia? Sì, ha vinto il premio pandemia, Un pugno di amici di Matranga e Milafò. Quindi io... Non di Ficarra e Picone. No, quindi. Non di Ficarra e Picone, Matranga e Milafò. Facciamo partire la clip, vai in regia, vai. Live, eh? C'è un buio pesto qui. All'aglio, compa. Ma... Che battuta è? Senti, c'è molta ignoranza, ma tu i libri, li leggi i libri? Sei colto tu? Li sai i libri? Li leggi? Certo, compa. Per fare un esempio, i Promessi Sposi, da chi sono stati scritti? Da Roberto Saviano, mi pare. Beh. Boh. Un esperimento. È bravissimo, bravo. È bravissimo, bravissimo. Adesso, visto che a me piace un sacco la sua voce, per chiudere questo momento, io voglio presentare, io muovo il labiale e tu mi fai... Sempre gratis. Sempre gratis. Sì. Vai, vai. Cioè, qua è tutto gratis. Sì. Vai, vado. Ciao, sono Ficarra, anzi la brutta copia di Ficarra. Non ho fatto lo shampoo e non guardate i miei capelli. In ogni caso, l'ultima volta che mi hanno, ecco, non so parlare bene l'italiano e non so cosa dire. Il mio socio Tony è sempre meglio di me, questo me lo dicono tutti. Adesso io, Minafò, voglio lasciare tutte le mie proprietà a Daniele Barbaro. Bravo Daniele, grazie, Barbaro! Bravo. Come vedete, ci sono dei veri e propri talenti e noi li portiamo, li scopriamo e li portiamo a Sicilia Cabaret. Daniele, grazie, Barbaro, ancora, ciao, grazie! Ciao. Va bene, adesso è arrivato il momento dello spazio dedicato ai monologhisti. Cominciamo con un giovane universitario, si chiama Alessio Lupo. La vita da studente universitario è difficile quando è ora di mangiare. Soprattutto per mia casa ognuno i pezzenti. Però fortunatamente non mangio mai da solo, con me ci sono i miei colleghi, che sono tutti più ricchi. L'altro giorno è venuto uno, mi fa... Compà, noi pensavamo di andare a mangiare a un ristorante qua vicino a base di pesce. Ci facciamo come antipasto gamberi, ostriche, come primo pasta con le cozze, il secondo filetto di pesce spada, poi ci beviamo un bel Franciacorta. Che facciamo? Capi mia, potremmo fare zocco volete. E io solo 5 euro, chi derubi biglietto. E allora ho cambiato gruppo d'amici, sono andato con altri che questi sono responsabili del settore nautico. Sono tutta a mare, oh mamma mia. E siamo andati a mangiare alla mensa dell'università, abbiamo fatto una colletta ed è venuto un primo. Pastina con polpetta e brodo, solo che eravamo tre, ce la dovevamo dividere. E il primo si fotte la pastina, il secondo si pigliò le polpette e io mi appasso carubro, ma lo vuoi dire? E tutte a sfottermi. Però il bello fu quando gli è venuta sete. Tutti hanno dovuto pagare un euro per l'acqua e io, che mi calavo mezzo litro di bruaro, ho risparmiato un euro, almeno chiso. Sogno zeri pezzenti, ma ho fatto una mala figura arrivata a sera. È venuta da me una mia collega, questa è troppo buona, ha due occhi azzurri. È la classica fighettina che veste Armani, figlia di papà, mentre io sogno un classico moittifame che veste negli armati di me pa. Insomma, ci siamo ritrovati. Si avvicina e mi fa, Alessio, dato che non sei venuto con noi a pranzo, se no pensiamo di andare a un ristorante a base di carne qua vicino, ci facciamo assaggini di Angus, bistecca fiorentina, carne chianina, ci mettiamo il maialino nero dei Nebrodi e poi ci beviamo un Dom Perignon, tu vieni? Che io pensavo che per venere venissi, ma sempre 5 euro, io, chi dirò un biglietto? Allora, si vede che ho tentennato, lei magari ha pensato che me la stessi tirando e mi fa, ma Alessio stai facendo il brodo?
Io brodo musucavo, io stai facendo la fame. Alessio, basta, io non ti capisco. A pranzo non sei voluto venire, a cena non vieni, ma oggi cos'hai? 5 euro, Gio, solo chiedi. Va bene, Alessio, ma tu hai capito che c'è un prezzo da pagare per le tue rinunce. Ma il secondo è che ho stare i 5 euro, però. Alla fine lei si è arrabbiata e se n'è andata via. Io per colpa di questa litigata ho perso l'autobus e me l'ha paffare a pere fino alla mia casa. L'ho presa con filosofia, però. Ho risparmiato 5 euro e assugno un re di pezzenti. Adesso è arrivato il momento di un monologhista emigrato a Milano per lavorare e che torna solo per Sicilia Cabaret. Francesco Rizzuto. Grazie, grazie. Ormai questi 2 anni di pandemia sono stati tremendi per tutti, ma per noi artisti sono stati veramente un gran casino, credetemi. Cioè, io fortunatamente faccio un altro lavoro, faccio il babysitter di mio figlio, che domani compie 18 anni, e finalmente possiamo portarlo a buttare. Che non è una cosa che gli ho chiesto io, è stato lui, gli ho detto: Mattia, cosa vuoi regalato per il tuo 18esimo? Lui mi ha detto: vabbè papà, poi stiamo a buttare. Che regalare 50 euro per un 18esimo mi sembra veramente ridicolo. Allora ci disse: vabbè, veniamo pure io e lo zio. Ubicito mi italiano e mi disse: papà, tu è meglio che stai in macchina, perché è peccato buttare 50 euro per 3 minuti. Tomatti, ma che cazzo dici? Papà, non lo dico io, lo dice la mamma alle amiche. Per fortuna che il mio ex marito va a giocare a calcetto, perché se andasse a buttare dopo 3 minuti sarebbe a casa. Ormai oggi le mamme non difendono più noi uomini, le donne comanderanno sempre nella vita, ma una volta le mamme dicevano che i papà erano fondamentali, ci sedevamo in quel tavolo rotondo, ci guardavamo in faccia e mangiavamo solo se c'era papà. E quando mi sedevo al posto di mio padre, mia mamma diceva: a capo tavola c'è papà. Minchia, un tavolo è rotondo, un tavolo inizia da lì. Condividevamo tutti nel divano, mio padre aveva preso un bassotto, lo accarezzavamo tutti insieme. Mio fratello accarezzava la coda, ci aveva le occhiaie, ogni tanto sbagliava. A 3 mesi questo bassotto era diventato un serpente. Quando c'era freddo lo mettevamo sotto la finestra, così il bassotto stava, così. Che poi la cosa assurda è che noi non possiamo rimproverare i picciriti, perché le donne ti dicono che me lo rovini. Mio padre non c'era bisogno che mi diceva niente, mi guardava così. Io vedevo dove lui aveva posato lo sguardo, minchia, già c'aveva il levete. Io mi incazzavo non perché mio padre mi dava pugni, ex pugile, mi incazzavo perché al secondo pugno mi buttavo per terra e lui neanche contava. Poi passava mia madre, mi vedeva per terra e diceva: alzati, conto fino a 3, minchia, prima dovevi contare, oh buona. Prima non c'era il telefono azzurro era la nonna. Ma che bello che abitava vicino casa e interveniva. Mia nonna abitava vicino casa, io ero sfigato, mia nonna era cieca. Quando io venivo picchiato, ero per terra, lei sentiva, entrava questo cazzo di bastone. Minchia, le prendevo pure dal telefono azzurro. Più mugugnavo, più lei colpiva. Perché era convinta che era il cagnolino. Noi non ce l'avevamo il cagnolino, era mio cugino che gli pisciava nelle scarpe. Grazie! Invece Salvo Di Mari viene da Rosolini. E allora eccoci qua. Finalmente lo stato di emergenza si è finito. E a fanculo o Covid. Ma una cosa la ricorderemo per sempre, una parola che non possiamo dimenticare mai. Lockdown. Quella parola mi ricorda mia mamma, mi dice: non ti preoccupare, anche se non possiamo uscire, dovete vedere, devi vedere il lato positivo. Ho detto: mamma, qual è il lato positivo? Che riscopriamo i valori della famiglia. Il primo giorno, il secondo giorno, al terzo giorno a casa mia ci davamo del lei, al quarto giorno ci stava scappando morto e dopo una settimana addirittura ho saputo che sono stato adottato. Non contenta mia madre, cosa faceva dentro casa? Puliva e cucinava, puliva e cucinava. Un giorno è stata presa dall'attacco di pulizia impulsiva. Mi ricordo in cucina ha pulito le sedie con lo strofinaccio talmente bene, ma talmente bene che le sedie sono scomparse. Abbiamo mangiato per 15 giorni all'impiedi. Mio padre, non contento, cosa fa? Ci regala l'aspirapolvere più potente al mondo. Sapete qual è? Un Dyson. Con un Dyson mia madre era in giro, sempre per la casa in giro. Mi ricordo in cucina c'è mio cane, c'ha 15 anni, non riesce nemmeno a muoversi. Il cane aveva le molliche di pane sulla coda.
mia madre si ci avvicina con Tyson. C'è punto Tyson. Muncio buttone lo Tyson, Tyson si suco cane. Il cane rimane incastrato per 5 giorni lì dentro. Quando era il momento del bisogno, portavo l'aspirapolvere a pisciare. Certo, oltre a quella cosa, cosa è successo, cosa c'era, cosa c'è stato durante il lockdown, pure il blackout dei social. Non ha funzionato per qualche giorno, vi ricordate, non ha funzionato Instagram e Facebook. Mi sentivo perso, stare a casa senza Instagram, senza Facebook, quindi devo ingannare il tempo, avevo bisogno di comunicare col mondo, quindi apro la finestra di casa mia, mi affaccio nel condominio e faccio una diretta live. Dopo un minuto c'erano 20 persone affacciate, dopo 2 minuti 7 persone affacciate. Dopo 3 minuti, uno solo, Davì, cieco dalla nascita, che mi cercava, può mannare, ma fanculo. Non contento, entro dentro, io ho la mania delle foto, ancora Instagram non funzionava, quindi cosa guardo? Mi guardo intorno e c'ho un quadro bellissimo a casa, guardo questo quadro che è l'ultima cena, che conoscete tutti, ci sono gli apostoli, c'è Gesù, c'è la frutta. Intanto guardo questo quadro, non vedevo le sedie, mi sono detto, vedere che c'è passata mia madre da qua. Guardo bene da vicino, ho guardato talmente da vicino, ma talmente da vicino, che all'improvviso Giuda si è alzato e mi fa, compà, senti, metta la mascherina, sto chiamando i carabinieri. Arrivo io e ho detto, beh, parlate voi, che dovevate essere 4 a tavola e siete 16. Per fortuna questo periodo ormai è finito. Perlomeno, a casa mia le sedie finalmente sono riapparse. I quadri non parlano più e soprattutto un cane mio non solo si muove, ma addirittura ora riesce pure a correre, quando vede mia madre che addruma un Dyson. E non ci resta che salutarvi e salutare i nostri ospiti Massimo Minutella, Marco Pirrotta, Daria Biancardi. Daria Biancardi è lì. Emanuele Mirafò, Tony Matranga, Cristi Peruso, e tutti i comici di Sicilia Cabaret. E visto che abbiamo Daria Biancardi, non possiamo far altro che far chiudere alla nostra palermitanazza. Daria Biancardi! Just a little bit. Just a little bit. Just a little bit. Just a little bit.
Cabaret. Un bacio e al prossimo giovedì. Ciao a tutti!